già affermata, molto brava, che è anche una mia carissima amica. È qui con noi, Francesca Michelin. È la prima volta che mi capita. Prima mi chiudevo in una scatola, sempre un po' distante dalle cose della vita, perché così profondamente non l'avevo mai sentita. E poi ho sentito un'emozione accendersi veloce, farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce. E non sentire più tensione, solo vita dentro di me. Nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione. Non c'è più nessuna divisione fra di noi. Siamo una sola direzione in questo universo che si muove. Non c'è nessun grado di separazione. Francesca! Ciao! Che piacere che tu sia qui con noi. Ti bacio. Ciao. Anche per me è un piacere. Grandissimo gigantesco. Piacere. Tu sei una musicista, una polistrumentista, sei una conduttrice. Sei in mezzo alla musica da sempre, ma la televisione ha formato il tuo gusto oppure tu appartieni a una generazione che la televisione non la considera più così tanto? No, io in realtà essendo nata nel 1995, quindi sì. sono ancora una millennial, sono l'ultimo anno di millennial. Io ovviamente mi sono formata tantissimo con la televisione, c'erano un sacco di programmi che guardavo da MTV a Top of the Pops, cioè io proprio ascoltavo la musica, aspettavo le classifiche del sabato pomeriggio, guardavo i video musicali, quindi la TV assolutamente per me è stata importantissima. Quindi ti capita spesso di vedere i programmi anche del passato, i grandi artisti, non so, quando vedi quelle immagini in bianco e nero, che sensazione provi? Non lo so, un po' di nostalgia, perché nostalgia di qualcosa che però non ho vissuto, perché nel senso le ho sempre viste alla TV riproporsi le varie repliche, però non ho vissuto realmente quei momenti, i miei nonni me le raccontano, i miei genitori, però insomma credo siano estremamente affascinanti. Però mi sembra che quell'immagine di Modugno nel 1958 quando apre le braccia e praticamente cambia la musica da quel momento. Sì. Che sensazione ti ha fatto? Lo conoscevi bene questo, no? L'hai visto sì, bene? Sì, certo, l'ho visto bene. Questa apertura di braccia ha ispirato, secondo me, poi tantissimi anche cantanti che hanno fatto Sanremo, pure me, sinceramente, perché quando ho cantato Nessun grado di separazione, anche a me è venuto istintivo, no? Aprire le braccia così. E, credo che quella sia un'immagine iconica, no? Dell'artista che in quel momento dà tutto e si fonde con il pubblico che lo ascolta. E Celentano lo conosci? Celentano, sì. cosa ne pensi? Allora, Adriano Celentano fa parte della mia vita in realtà da quando ero in fasce, perché io lo trovavo ad Asiago, ancora quando mia nonna mi spingeva con la carrozzina, trovavamo Adriano Celentano per le perché strade. Che andavi in vacanza? Sì, e poi addirittura l'ho trovato a sciare una volta, quindi io ho questo ricordo di Adriano Celentano sulle piste da sci. Però in realtà, a parte gli scherzi, io quando penso ad Adriano Celentano penso all'attitudine della rockstar, penso a questo artista proprio dirompente, fuori dagli schemi, che sapeva essere super contemporaneo, super pop, però anche super alternativo. Forte, sicuramente uno che ha lasciato il segno. Adriano, l'Italia degli anni 50 era un misto fra cantanti melodici come Nilla Pizzi, Claudio Villa, e gli urlatori che arrivavano. Ed era un po' divisa fra la giovane generazione e invece la vecchia generazione che cantava in un certo modo. E gli urlatori erano i giovani che spingevano con forza, mettendo da parte, cioè, il bel canto, non esisteva più.
E tra loro il personaggio di riferimento era proprio questo ragazzo che veniva... Questo ragazzo della Via Blu. Ecco, nel 1961 lui compare a Sanremo e gira le spalle al pubblico e da quel momento nulla sarà più come prima. Di Vivarelli, Fulci Celentano, 24.000 baci. Numero 24, canta Adriano Celentano. Uè. Amami, ti voglio bene. Ogni minuto è tutto mio. Insomma, è bastato un gesto come quello, semplice, voltare le spalle al pubblico per creare stupore, addirittura quasi scandalo. Tu il Festival di Sanremo lo conosci bene, no? Beh, è ancora così? È ancora un luogo dove si può creare scandalo? Beh, scandalo forse. Io credo che comunque gli artisti abbiano anche debbano avere anche un ruolo dirompente. Ogni tanto, cioè, se si sentono di dare un messaggio, di darlo attraverso non soltanto una canzone, anche quello che portano sul palco, secondo me è una cosa interessante che può essere di ispirazione. E tu hai fatto qualche cosa di particolare nel 2022, quando hai preso addirittura la bacchetta da direttore d'orchestra e hai diretto e cantavi anche un po'? No. Ho cantato nella serata delle cover. Abbiamo portato Britney Spears per la prima volta al festival. Tu dirigevi Emma? Sì. Beh, insomma... È stata tosta, però è stato bellissimo. Beh, sono anni di conservatorio anche tu, eh? Sì. Quanti anni hai fatto dentro? Ho fatto sei anni. Sei non anni, si direbbe. Sì. Cosa facevi? Pianoforte? No. Ho fatto composizione, Vabbè, pianoforte era complementare e canto. Bello, beh, sì. Allora, secondo me è importante imparare, però è anche importante poi disimparare. Io so che anche tu hai fatto il conservatorio. È una storia bellissima legata anche alla scelta, no, di aver fatto il conservatorio. Ma devo dire che per me era un po' quasi una necessità, perché avevo le giornate vuote. Dopo il grandissimo successo degli anni 60, io ho avuto un momento proprio quasi di buio, ero quasi dimenticato del tutto e riempì le mie giornate, perché qualcuno mi disse: ma studia, studia che non sai niente, non sai una nota di musica. E in qualche modo mi è servito. Comunque noi due non è che abbiamo soltanto il conservatorio in comune. Perché ah, no. Tu hai debuttato praticamente a 17 anni, no? Sì. E anch'io ho fatto il mio primo disco a 17 anni, quindi... Non ho vinto un talent, però è stato un po'... Eri ancora minorenne anche tu. Invece per te è stato il tuo trampolino di lancio, no? Beh sì, io avevo iniziato già a fare musica con una band di sole ragazze, facevamo punk, però sì, è stato X Factor che mi ha dato poi la possibilità di firmare il mio primo contratto discografico. E come te ci sono tanti nomi che poi sono esplosi da quel programma, sono diventati grandi artisti, forse lo erano già, ma... Erano in embrione, come Mengoni, per esempio, come Noemi, come Giusy Ferreri. Poi forse ce ne sono anche altri. Certo, i Maneskin, tantissimi altri. Anche i Maneskin. Sì. Senti, ma quanto è difficile oggi emergere da un talent? È difficile in questo preciso momento storico, secondo me, perché c'è tantissima gente che fa musica e quindi ci sono tantissime canzoni che escono ogni giorno. Però credo che il talent sia un'occasione proprio per fare palestra. È come un po' un campus universitario, posso dire, fare il talent. Cioè, conosci un sacco di persone che condividono il tuo stesso sogno, professionisti che ti possono dare una mano. Quindi credo che sia difficile emergere, però farli è comunque una cosa buona. E siccome questo è un format che tu conosci molto bene, quali sono
gli ingredienti fondamentali per emergere durante un talent? Siccome la curiosità, assolutamente, e poi anche il fatto di gestire i giudizi che ci vengono dati come, non come delle critiche che possono demolirti, ma qualcosa che può, su cui poi dopo puoi lavorare. Quando arriva un voto un po' così, un po' basso, uno ci rimane male, com'è? Si deprime oppure ti viene la voglia di... Per come sono io mi deprimo. Ti deprimo. Però in realtà dopo ti viene anche la voglia ovviamente di mostrare chi sei. Però io credo che se un giudizio è troppo demolitore non vada mai bene. L'importante è sapere anche riconoscere nel proprio percorso quali sono le persone che possono aiutarti a fare qualcosa di buono, quindi cercare di guardare solo le critiche costruttive. Quando si parla di un talent nell'immaginario collettivo si ha l'impressione che sia una cosa nuova, no? Sì. Recente. Invece... è una cosa che nasce da lontano. Pensa che nel 1956 c'era già un talent e la televisione se n'era accorta. Si chiamava Primo Applauso e c'erano in giuria dei personaggi famosissimi. C'era Claudio Villa, Renato Rascel e addirittura Edoardo De Filippo. Edoardo De Filippo, sì. Wow. Presentava Enzo Tortora e la Rai, come spesso è accaduto, ci vedeva lunghissimo. Grazie, signore e signori, buonasera e benvenuti alla 26esima edizione di Primo Applauso. Nove, otto, otto, otto. Io ognun testimon del disonore. Comunque la preparazione musicale media. Io la morte mi pongo alle calcagne andando alla vendetta. Che io non possa tornare, né rivolgermi indietro, né soffermarli. 10, 10, 10, 10, 40. Ehi mondo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano, non, non, no. Non è solo siciliano, non è calabrese, non è un mambo piemontese, ma ehi mambo, no, non è tarantella, ehi mambo, non voglio mozzarella, non, non, no. Ad assaggiare pulpe, triglie e baccalà. Oh, ehi, cumpa! Gridavi il giorno a tutto spiano, cambiando sempre l'italiano, con il tuo mamma. Lei continua sempre in perdita. Wow! Quante volte si sente dire che in televisione non si inventa più niente? Da queste immagini sembra proprio vero, né? Ci sono le palette, ci sono i numeri, insomma... Ma nulla, cos'è? Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma alla fine. Così. Continua a rinnovarsi. Senti Francesca, so che prima delle tue selezioni di X Factor, una tua compagna di classe ti ha mandato una lettera, sì, con dentro... un titolo, una canzone. Sì. Dimmi cos'è esattamente. Allora, questa mia amica si chiama Emma e stavo per appunto partire per l'avventura di X Factor, che non sapevo quanto sarebbe durata, perché lo sai com'è i talent, se ti mandano a casa, torni a casa. Mi ha mandato questa lettera con scritto Francesca, in realtà il mio soprannome alle superiori era Peach, che vuol dire pesca, per le guanciotte che avevo di pesca. Mi ha detto, Francesca, ricordati che uno su mille ce la fa. Quindi qualsiasi cosa accada, tu non sei una fallita, qualsiasi cosa accada non fatti mettere i piedi in testa da nessuno e goditi questa esperienza, perché già il fatto che sei lì è una cosa incredibile, quindi adesso goditela e divertiti. E alla fine quando ho vinto poi X Factor mi ha detto tra quei mille a quanto pare ce l'hai fatta. Ma sai che io la conosco quella canzone? Immagino. Vai, fammi sentire come la facevi. È un po'... faticoso cantare davanti a te. Aiuto! Proviamo. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere.
devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa, ma quanto è dura la salita, in gioco c'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai. Forse è meglio, perché no, tu che ne sai? Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come la marea, ti porta in secco in alto mare, come la luna va. Ci ho provato, un po' difficile davanti alla memoranda. È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Devo dire, le parole aiutano molto in questo. A me fanno abbastanza commuovere, perché sono delle parole potentissime anche, che secondo me le generazioni possono sentire sempre loro. Allora, Gianni, tu mi hai chiesto del mio esordio in TV, no? Sì. Però adesso io vorrei dire questa cosa, perché ho un pochino studiato e sono abbastanza pronta su questa cosa. Io ho visto che la tua prima volta in televisione è stata in un programma che si chiamava Alta Pressione, che metteva in qualche modo a confronto giovani ed adulti. Era il 1962 e a quanto pare eri in ottima compagnia. Vediamo un po' adesso che... Da chi sa, o se davvero vai vedere la tua squadra, o se invece tu mi lasci con la scusa del pallone. Non si sa, il peso sulla luna è la metà della metà. Selene, ene, come facile balla. Selene, ene, lascia tutte e vieni qua. Selene, ene, è un mistero, non si sa, il peso sulla luna è la metà della metà. Il peso sulla luna è la metà della metà. Il peso sulla luna è la metà della metà. Ae, ae. Tell me what I say right now. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say. Yeah, go. Ooh. Yeah. Io che ho pianto per te, pregandoti di stare con me, mi pento perché non ti voglio più, non ti amo, non ti credo, e perciò stai lontana da me. Non ti voglio perché non ti voglio così. Già sapevo che sarebbe finita, certo così. Questa era Alta Pressione di Enzo Trapani e la mia prima apparizione è stata proprio in questo programma, mm-hmm. che era un programma veramente rivoluzionario, ed è stato il 16 settembre 1962. Mm. Avevamo registrato la puntata, no? E si doveva vedere la domenica sera. Mm-hmm. Io sapevo che dovevo andare in onda e abitavo in una pensione insieme a Rita Pavone, lì a Piazzale Clodio, da la signora Busso, che ci teneva due camerette lì per noi, e sapevo che ci dovevo andare in onda questa trasmissione. Sì.
proprio all'angolo di Via Teulada c'era un bar che c'è ancora forse oggi, e io verso le 9, no, mi metto lì fuori a guardare e vedevo sta trasmissione, dico adesso arriverò perché ero registrato. Quando mi sono visto arrivare mi nascondevo, dico oddio, adesso mi anche riconosco, tu non riuscivi a vedere cosa succede. Insomma, ero emozionatissimo e quando sai mi sono visto lì, dico veramente non ci credevo, sai, da Monghidoro. Questa era alta pressione. Adesso ti porto avanti di un paio d'anni. Mm-hmm. Siamo nel 1964 e c'è già l'Eurovision. Mm. E cosa, manifestazione sì, che tu conosci bene. Conosci bene. Partecipava Gigliola Cinquetti, altra minorenne, perché aveva 16-17 anni. E per ricordare un episodio di quella serata, si sente Renato Tagliani, che è il presentatore, che parla di un certo artista che si chiama Matt Monroe, che era molto bravo, era uno che si ispirava a Frank Sinatra. Okay. Ma senti che cosa dice dopo. Per uscire sola con te. Per l'Inghilterra no, non vi sono i Beatles, quegli scatenati ragazzini oggi miliardari e pochissimo competenti in fatto di musica, lo dicono loro stessi, ma invece Matt Morrow, che è un epigono di Frank Sinatra. Ma ti rendi conto? Cioè lui dice, ma non, gli inglesi hanno mandato questo cantante, ma non quei quattro sfigati. Pensa che nel 1965, quando vennero in Italia, la Rai non andò a riprendere l'avvenimento, non li riprese. Poi qualcuno disse addirittura, questi fra sei mesi non se li ricorda più nessuno. Ci hanno visto lungo. Beh, forse è arrivato il momento, a nome della Rai, di chiedere scusa ai Beatles, perché sì. Dai, come beh, si fa? Devo farlo io. Mamma mia, se questa cantiamo sera... Cantiamo qualche cosa dei Beatles, sì. Tu, dai, tu sei appassionata dei Beatles. Io no? Abbastanza, vai, sì. Vai. Sentire anche Over Me, va bene, il finale. Rifacciamo il finale. Over Me. No, fammi un pezzettino della loro canzone più famosa, Yesterday. Yesterday, aspetta. Ok, forse. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Oh, I believe in yesterday. Brava.
Forse. Grazie Francesca. Grazie, grazie a te. No, grazie, è bellissimo sentirti cantare. Senti, voglio fare una presentazione, non andare via per il momento. Ok, adesso qua. Qualcuno aveva bollato i Beatles come delle meteore, no? Ma l'unica verità è che la musica stava cambiando. Certo. Stava cambiando e loro hanno veramente, così, sono diventati quello che sappiamo tutti, no? Una cosa straordinaria, è cambiato tutto. In Italia, nel frattempo, arrivavano i Cappelloni. Senti come li presentava.